In questa nuova puntata di Non Solo Cinepanettoni parleremo oggi del film La fidanzata di papà, che uscì nelle sale nel novembre del 2008 perché, come sapete, i film con Boldi uscivano sempre un mesetto prima, in tanti li chiamavano Cinepanettoni anticipati, io in primis, proprio perché non si voleva portare il film a scontrarsi contro quello che poi sarebbe uscito con Christian De Sica targato De Laurentiis, dopo la batosta che prese Olé nel 2006 contro Natale a New York di Neri Parenti. Anche stavolta si seguì lo stesso modus operandi e quindi la fidanzata di papà uscì a metà novembre del 2008 e poi invece a dicembre sarebbe uscito Natale a Rio. Che dire? Allora, questo film lo vidi al cinema Vispatè, ormai UCI Cinemas con mio babbo, avevo 13 anni ai tempi, me lo sono rivisto questa estate perché passava su Cine34, proprio come è accaduto col Matrimonio alle Bahamas, e poi me lo sono rivisto in DVD ieri prima di girare questo video qua. Questo film poteva sembrare anche interessante perché dietro la macchina da presa sarebbe tornato Enrico Oldoini. Parliamoci chiaro, Enrico Oldoini ha lavorato in più film con la coppia Boldi De Sica, a partire da Yuppies 2 per poi proseguire con Vacanze di Natale 90, Vacanze di Natale 91, Anni 90, Anni 90 parte 2, quindi sarebbe stato anche interessante vedere a distanza di anni come se la sarebbe nuovamente cavata Enrico Oldoini dirigendo non più la coppia, bensì solo Boldi. Rivederlo anche dopo tanti anni al cinema, Oldoini, insomma. Non era una cosa, diciamo, di tutti i giorni. Fatto sta che questo film, se Matrimonio alle Bahamas non mi piace, lo saprete dalla recensione, se Matrimonio alle Bahamas lo trovavo veramente ridondante e esagerato, La fidanzata di papà riesce ad essere anche peggio. Per me La fidanzata di papà è veramente un bruttissimo film tra i peggiori che Massimo Boldi abbia fatto poi in solitaria dopo la separazione con Christian De Sica, perché tutti i difetti di Matrimonio alle Bahamas tornano però amplificati. Se in Matrimonio alle Bahamas mi dava fastidio il continuo slapstick esagerato e purtroppo malfatto, visto che Boldi veniva dal cinema di Parenti, dove con lo slapstick ci si sapeva fare, in questo caso torna in maniera ancor più ridondante. Il film inizia proprio con una scena che ha dell'incredibile, per quanto non ci si creda. Il film inizia con Greedy Jane sottofondo, tun, 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 tun. Insomma, la canzone del momento mi va benissimo. Poi i nostri due sciatori, proprio due silhouette che stanno scendendo per questa pista innevata di Cortina, poteva anche far ben sperare l'inizio con lo sciatore, no? Che scende la pista e subito ti viene in mente Vacanze di Natale. Se non fosse che poi alla fine il nostro sciatore si toglie il casco e si scopre che in realtà fosse proprio Massimo Boldi, insieme a Loredana De Nardis, sua compagna all'epoca proprio nella vita, che invece nel film interpreta la figlia. Se non fosse che dopo quella scena già ridicola e assurda di per sé, perché lo vedi che non è Massimo Boldi mentre scende, questa cosa a me ha sempre dato fastidio in tutti i film, anche in quelli di Neri Parenti, quando si voleva prendere Massimo Boldi, gli si volevano far fare certe cose notando palesemente che si trattasse di una controfigura. Però solitamente poi nei film di Parenti c'erano tante altre cose che ti facevano dire vabbè, ci sono dei pregi. In questo caso proprio no, perché poi quella scena lì è terrificante. Boldi che mette un piede sullo sci, che si alza, gli batte in testa, lui che rotola all'indietro, che con queste capriole continue cade giù dal trampolino olimpico e quindi salta in aria con questo green screen tremendo in cui vediamo che lui è fermo e intanto gli sfondi si stiano muovendo, lui che cade con delle soluzioni visive del tipo prendo il frame e lo mando avanti veloce. Cioè, sono delle scene raccapriccianti quelle dell'inizio della fidanzata di papà e il film è così nei primi 2 minuti. Io non è che pretenda gli effetti visivi migliori del mondo, però si sta parlando di un Massimo Boldi che proviene dal cinema di Neri Parenti, da un cinema di Neri Parenti dove si dà molta importanza alle cadute, allo slapstick e così via. Cioè, Neri Parenti ha fatto le comiche, lì di computer, effetti orribili non ce n'erano, era tutto in maniera artigianale portato avanti, c'era proprio quell'effetto speciale riuscito, un effetto speciale che si riusciva a fare attraverso
la costruzione, no, della sequenza comica e la costruzione di questi effetti artigianali. Qua invece si ricorre a mandare avanti veloce, a espedienti come quello di mandare avanti veloce la scena del green screen. E questo dovrebbe farmi ridere, no, perché è proprio palesemente malfatta come scena, ma proprio anche se voi come me foste fan di questo tipo di cinema, cioè se questa scena iniziale vi fa ridere, allora se vedete le comiche cosa fate? Lo innalzate al capolavoro mondiale della comicità? È proprio una scena malfatta. E qui, come in Matrimonio alle Bahamas, tornano tutti questi elementi, ma ancor più riportati in maniera massiccia. E quindi si esagera con questa situazione di slapstick, e quindi si esaspera il concetto anche di comicità più demenziale e più sopra le righe, e il che non fa più ridere. Cioè Boldi che in continuazione fa versacci, Boldi che in continuazione sembra veramente una persona stupida nel film, il personaggio interpretato da Boldi che sembra in continuazione stupido, non fa, almeno a me non fa ridere. Cioè sembra quasi diventato il film la parodia di quei film del passato. Cioè, in tutti i cinepanettoni che abbiamo visto con Boldi o De Sica, con Boldi o De Sica, Boldi e De Sica insieme, l'aspetto surreale, l'aspetto sopra le righe, era sempre, per la maggior parte delle volte, ben dosato. Invece, nella fidanzata di papà, così come i matrimoni alle Bahamas, ma qua di più, non c'è un limite. E quindi non riesci neanche a entrare in sintonia con questo tipo di comicità. Poi magari voi ci siete riusciti ai tempi, il Paolo tredicenne che lo vide lo apprezzò. Quindi si cresce e si cambia, e proprio perché sono fan, lo dico. Però sicuramente la fidanzata di papà non brilla per situazioni comiche, per giochi degli equivoci, per una sceneggiatura, seppur nella sua semplicità valida. No, perché la trama ricalca perfettamente ciò che è accaduto in Matrimonio alle Bahamas. Si torna nuovamente a Miami. Perché dopo esserci stati in Natale a Miami nel 2005, in Matrimonio alle Bahamas, ci si ritorna anche l'anno dopo per la fidanzata di papà, stavolta non si deve andare a Miami perché si sposa la figlia di Boldi, bensì perché il figlio di Boldi è diventato padre, sta per fare il battesimo al figlio e quindi tutti sono invitati a Miami in questa villa, la madre di Martina Pinto. Che è la ragazza del figlio di Boldi, è interpretata da Simona Ventura. Tutti si ritrovano a Miami. La squadra è quella di Matrimonio alle Bahamas. Il problema è che, a differenza di Matrimonio alle Bahamas, che nella sua mediocrità comunque, secondo me, riusciva ad essere più minimamente riuscito nella sua mediocrità, la fidanzata di papà proprio non ci riesce. E mi spiace perché comunque nel cast ci sono tutti dei comici che apprezzo, da Enzo Salvia ai Fichi d'India, c'è cioè il grande Nino Frassica che parla sempre in terza persona, Biagio Izzo, però la trama lascia veramente a desiderare, ma non perché io da questi film mi aspetti alta comicità o grandi intrecci e colpi di scena nella sceneggiatura. Però i cinepanettoni mi hanno sempre insegnato che anche di fronte alle sceneggiature più semplici, alle storie più semplici, c'è sempre un tipo di comicità che riesce proprio istintivamente di pancia a far star bene lo spettatore. Ci sono sempre comunque delle situazioni che, seppur paradossali, riescano a intrattenere. In questo caso mi sembra che si voglia esagerare sotto tutti i punti di vista senza riuscire a portare a casa niente, perché la trama poi finisce in un nulla di fatto, perché tutti siamo lì per la nascita di questo bambino che poi scopriremo essere nero, e lì, insomma, il film non è che porti avanti chissà quale situazione comica. Si scopre che non è che Martina Pinto, la figlia di Nino Frassica e della Ventura, abbia tradito il fidanzato interpretato da Davide Silvestri, ma che ci sia stata questa beffa genetica perché la nostra Simona Ventura, la nostra fidanzata di papà Angela, che farà poi magari provare un po' d'attrazione al nostro Massimo, interpretato da Boldi, che si chiama Massimo Bondi, si scopre che nel periodo in cui non andava più d'accordo con il padre, o perlomeno presunto tale, di
di Barbara avesse avuto una relazione di una notte fugace con questo uomo di colore famosissimo, con questo uomo di colore che poi sarebbe diventato famosissimo, molto ricco, molto celebre, e che quindi Barbara fosse figlia proprio di questo tizio, che non ci riveleranno chi è, ma noi possiamo presupporre che sia Obama, che poi ovviamente ai tempi faceva anche parlare di sé per la sua carriera politica. Quindi anticiparono già quel che poi sarebbe accaduto con Obama presidente. Il problema qual è? È che quindi ok, c'è questa beffa perché la figlia è nata bianca, seppur sia stata fatta con questo tizio di colore, quindi la generazione successiva tra due bianchi nasce un nero. Va benissimo, il problema è che tutto finisce lì. Cioè il film e finisce lì anche in maniera forzata, perché c'è anche il personaggio del figlio di Boldi che fino ad un certo punto non accetta questa cosa. Scusate, è convinto che la fidanzata lo abbia tradito e così via, e poi da un momento all'altro invece sì, va benissimo, questo è mio figlio, senza che ci sia stata nessuna spiegazione. Vabbè, il film non riesce ad essere mai veramente capace di far ridere lo spettatore, anche di fargli fare quelle sane risate, almeno su di me non ci è riuscito, che mi facevo con i film del passato. È tutto un abbondare, esagerare ogni situazione comica con Boldi che fa i suoi versi, con Boldi che sempre con tutti questi continui momenti in cui Boldi fa il cartone animato in maniera troppo esagerata, con Enzo Salvi che è sempre il solito personaggio che si innamora della segretaria di Angela, interpretata da Biagio Izzo. Non accorgendosi che sia un uomo quando è palese, Biagio Izzo che per lavorare si finge donna e quindi riporta in scena un po' il ruolo che faceva in Un'estate al mare, i fichi d'India sempre inutili, anche in questo film, perché non arrivano a raggiungere l'inutilità dei loro personaggi in matrimonio alle Bahamas, però in questo caso interpretano due poliziotti che da Cortina si ritrovano così in uno schiocco di dita a Miami a fare i poliziotti e che quindi si vendicheranno della famiglia Bondi che arriverà a Miami dopo quel che loro hanno passato a Cortina, dove la famiglia Bondi ha questo hotel dove tutti sono fissati con la patata e quindi fanno dolci a base di patata, solo piatti a base di patata. Boldi è vedovo, ma Bondi per meglio dire è vedovo, ma sta con Teresa Mannino anche se non rivela di starci alla figlia e al figlio. Anche lì non si capisce perché, visto che poi la figlia interpretata dalla De Nardis sarà felicissima di vedere che c'è questa minima attrazione tra Bondi e Angela. Quindi sinceramente è un film proprio così che lascia indifferenti, un film con una regia altamente mal riuscita, specialmente quando si cerca di fare questo slapstick assurdo, cioè, eppure Enrico Oldoini era uno che aveva fatto dei film anche carini, cioè anni 90 è un cult, però proprio come erano bruttissime le scene in cui anche in quei film si voleva far sì che Boldi scendesse con lo slittino sulla pista con questo green screen orrendo, come erano orrende negli anni 90, continuano ad essere orrende nel 2008, anche se dal 90 al 2008 penso che ci fossero anche gli strumenti per renderle migliori, cioè per assurdo quelle di Vacanze di Natale 90 erano migliori rispetto alle scene di La fidanzata di papà, quella dell'inizio è veramente assurda per quanto sia mal fatta, per quanto sia mal girata. Io sono il primo ad apprezzare questo tipo di cinema, no? Che ti fa restare spensierato, che ti regali leggerezza, che ti regali veramente il buon umore necessario, passando quell'ora e mezzo in totale tranquillità. Però da fan del genere, con il massimo rispetto, ma anche il massimo dispiacere dovendo bocciare questo film, proprio perché ho apprezzato dei film precedenti, non posso dire che questo sia riuscito, altrimenti farei veramente un torto ai film del passato che in confronto sono davvero superiori. Quindi secondo me Boldi ha fatto una cavolata enorme a separarsi da De Sica e lo continua a sostenere.
Perché mentre dall'altra parte c'era un De Sica che, grazie anche alla scrittura di Martani, Brizzi, Bencivenni, alla regia di Parenti, continuava a fare dei film, seppur sicuramente non all'altezza di quelli insieme a Boldi, però validi, da questo lato no. Da questo lato Boldi no. Si va verso trame trite e ritrite, dove veramente non accade niente, dove veramente anche la comicità è molto fine a se stessa e dove non riesci realmente a farti trascinare all'interno di un film, ripeto, forzato. Torna la Canalis, che invece aveva lavorato nel cinepanettone di De Laurentiis dell'anno prima, cioè Natale, di 2 anni prima, cioè Natale a New York. E che posso dire? Inizialmente per il ruolo di Angela si era pensato sia Sofia Loren sia Sabrina Ferilli ed entrambe hanno rifiutato questo ruolo. Cioè Non ti scordare mai di me di Giusy Ferreri, nuovamente si torna a Miami e fate ovviamente il paragone con Natale a Miami. E penso che una risposta ve la possiate dare da soli, cioè se Natale a Miami vi piace questo film, cioè metteteli proprio sulla bilancia, eh? Due film che comunque si svolgono a Miami, che dovrebbero presentare delle situazioni comiche. In confronto Natale a Miami sembra il satirico di Fellini, cioè veramente, non lo so se poi magari mi sbaglio io, però secondo me questo film vorrebbe anche omaggiare Totò e Peppino nella scena in cui Salvi e Boldi scrivono la lettera, ma ragazzi, cioè veramente, è un film... che proprio no, che si conclude poi con un nulla di fatto, perché c'è il nostro figlio di Boldi che improvvisamente crede alla sua compagna dopo che fino ad allora aveva fatto un casino, addirittura stava per far saltare questa relazione, sposarsi con la Canalis, e poi questo è tuo figlio, ok, con la Canalis che diventa la buona delle favole, che quindi organizza il loro matrimonio. Boh, sembra che proprio non ci siano delle scene all'appello, che siano state tagliate in fase di montaggio, perché sarei voluto arrivare a questo finale anche di lieto fine attraverso qualche situazione un po' più, non dico per forza comica, ma che mi portasse anche a comprendere il cambiamento, ad esempio, del figlio di Boldi. Vabbè. Quindi che posso dire? La fidanzata di papà per me è un film bruttissimo, un film dove non si salva niente, un film vabbè, dove poi anche gli errori continuano a palesarsi, ci sono delle scene in cui si vede riflesso nello sportello della macchina, si vede riflesso il cameraman, si vede riflessa la troupe, vabbè, ci sono questi errori che poi ci saranno ancora in altri film, ma questo è anche perdonabile, succede anche nelle grandi produzioni. Il problema è che veramente se Il matrimonio alle Bahamas minimamente poteva avere qualche scena divertente, nonostante secondo me non sia un film riuscito, La fidanzata di papà, cioè solo con quell'inizio, cioè veramente ti si ghiaccia il sangue, è un inizio orribile, l'inizio della fidanzata di papà è orribile per quanto è mal girato, quasi non ci credi che ci sia Oldoini dietro, e mi spiace perché Boldi sì è un cartone animato, ma che non deve diventare la brutta copia di se stesso, non deve diventare la parodia di se stesso, cioè quando la comicità esagera e quindi si spinge anche sull'acceleratore, a me sta bene, ma non che diventi talmente demenziale da non risultare credibile nella sua anche assurdità, cioè, questo no, ma questo è un problema che poi si riverificherà ancora anche di più nei film successivi, fino ad arrivare poi anche a In vacanza su Marte, in cui c'è l'apoteosi di questo problema. Fatto sta che sarò curioso di sapere la vostra, a me purtroppo non è piaciuto per niente, non so come mi facesse a piacere quando ero ragazzino, e proprio perché sono fan lo dico, guadagnò circa 7 milioni di euro, quindi niente di che anche al box office, e quindi che posso dire? Poi Boldi infatti si fermerà per qualche anno prima di ritornare al cinema, già nel 2009 non è uscito niente al cinema con Massimo Boldi, perché forse bisognava un attimo riflettere su come stesse proseguendo questa carriera da solista. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, questo è il mio parere sulla fidanzata di papà. Come vi avevo promesso, ci sarebbero stati poi anche quei film che purtroppo insomma mi avrebbero prima o poi deluso. E nulla, ci vediamo alla prossima recensione, lasciate like, condividete, vi ricordo che nella sezione info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, ma che per di più potreste anche abbonarvi al canale, e abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre la normale programmazione quotidiana. Un caro saluto e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao.